Bene, buonasera a tutte e tutti, grazie per essere qui. L'audio c'era decisamente, però vi avviso che potrebbe essere richiesta un po' di pazienza perché siamo in un'epoca storica di blackout, quindi potrebbero esserci dei problemi, sappiatelo, che Milano ha scelto il condizionatore, nel noto dilemma, diciamo. Benvenute e benvenuti a questa terza serata di Broken Cities, che è un viaggio che facciamo insieme qui attraverso le città rotte. Per cercare di capire insieme quali sono i punti di rottura di queste città, ma anche per intravedere i punti di guarigione. E i temi di oggi sono dei percorsi di guarigione importanti, perché parleremo di welfare, di povertà, di diritto alla casa. Ma prima di cominciare, permettetemi, come ogni serata, di ringraziare i partner scientifici di queste giornate, che ci hanno aiutato a mettere insieme i contenuti e le voci di Broken Cities. Sono DASTU Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, la Fondazione Housing Sociale, il Network Internazionale Eura e il progetto Horizon 2020. Ormai me li sto ricordando a memoria senza leggere. E ieri parlavamo di clima. Ieri parlavamo di clima e di come il clima vada a infettare ferite e ingiustizie più antiche, esclusioni e diseguaglianze che già c'erano e che il clima peggiora. E oggi andiamo a fondo in queste ferite, perché appunto parleremo delle ferite originarie a partire dalla casa, dal diritto alla casa e dall'impossibilità del diritto alla casa, da questa che è in qualche modo una ferita originaria di tante città. Nel video che vedremo fra poco parleremo di Roma, parleremo dei numeri di Roma, ci sono delle voci da un'occupazione, ma ci sono anche dei dati che secondo me sono così grandi e preoccupanti che dovrebbero essere davvero affissi sulle porte di ogni ministero, perché a Roma ci sono 57.000 nuclei familiari con disagio abitativo, ci sono 150 sfratti ogni anno, ci sono 13.000 famiglie in lizza per avere un alloggio popolare e ne vengono concessi ogni anno solo 50. E quindi quello di cui parliamo è che gli sfratti a Roma sono il triplo delle nuove case popolari concesse. E questi numeri investono come uno tsunami un altro set di dati, le persone di un altro set di dati, che sono quelli del rapporto Istat. In Italia ci sono 6,5 milioni di persone in povertà assoluta. E quindi andiamo a vedere come appunto il diritto alla casa è il disagio abitativo, quello che si definisce disagio abitativo, poi si porta insieme, ne parleremo qui fra poco, altri diritti negati, la rarefazione dei servizi e del welfare, la finanziarizzazione delle città, cioè il fatto che ormai tutti più che cittadini sembriamo numeri dentro le colonne di un foglio Excel, oppure l'esplosione della marginalità, la difficoltà dell'inclusione. E ieri nel dibattito sul clima è emersa una cosa interessante, l'idea che esiste un bisogno, una richiesta dormiente di radicalità, anche in fasce della popolazione, in pezzi di cittadinanza che non definiremmo e nemmeno si definirebbero radicali. E forse questo è il segno che, dal momento che tutto quello che abbiamo fatto finora non funziona, forse dobbiamo davvero ripensare qualcosa di nuovo, c'è bisogno di un cambio di paradigma e non fare le stesse cose sempre, semplicemente cambiando i nomi e le formulazioni. Questo è quello di cui parleremo stasera, però torniamo a Roma, andiamo a Roma anzi, appunto a vedere in che modo Roma è diventata non solo la capitale d'Italia, ma anche la capitale del disagio abitativo, con un video che ci introduce alla conversazione. Nata al 6 dicembre del 2012, Province è stata una delle occupazioni più importanti. Il fatto che è una delle occupazioni più centrali di Roma. I nuclei che stanno trattando per l'evacuazione dei palazzi e per avere la casa popolare sono 150. Io ho due figli già grandi, sono arrivata il 2 giugno, faccio 24 anni, sempre a Roma. Ho avuto un sfratto e mi hanno dato un posto qua a Provincia. Questa è una città che
almeno dal secondo dopoguerra, vive il problema di un dislivello molto forte tra la richiesta di alloggi, in particolare di case popolari, e la disponibilità delle stesse. È chiaro che vi sia una grande complessità rispetto alla questione della cosiddetta emergenza abitativa in città, e tra l'altro le 70 per l'appunto occupazioni abitative che ci sono hanno rappresentato un punto di caduta fondamentale per famiglie che altrimenti si sarebbero ritrovate a vivere materialmente in mezzo a una strada. È la capitale dei senza casa, è la capitale della vergogna infinita, di un'emergenza abitativa che non passa mai. Abbiamo incontrato i vertici della Regione Lazio, poi il sindaco Gualtieri, ma c'è la prefettura col suo elenco di sgombri che incombe, sono 30 sgomberi, con Metropolis, con Viale delle Province. Vorremmo chiedere al signor prefetto che faccia una graduatoria invece per quanto riguarda l'emergenza abitativa tutta, cioè vogliamo un piano straordinario sulle case popolari e non una lista di sgomberi. Chi vive dentro l'occupazione non è che lo fa per scelta di vita, ma per un disagio sociale che c'è da tanti anni qui a Roma e non solo, e quindi è costretta poi andare ad occupare posti vuoti perché non riesce a pagare un affitto. Il punto di partenza è il disagio abitativo. E allora diciamo subito una cosa: si occupano le case perché le istituzioni non hanno da decenni una politica abitativa. Perché vivo in occupazione? Perché che ho lavorato a un posto dove non mi hanno pagato 6 mesi di stipendio, manco un centesimo. Non mi hanno pagato niente. E poi proprietario di un panificio ha fatto fallimento, è scappato e non ha pagato nulla, un centesimo. E per questo sono rimasta così, non potevo pagare affitto, manco ci avevo soldi per mangiare. Una città devastata ed in mano ai soliti potentati legati per decenni al settore immobiliare, parliamo delle dinastie dei Caltagirone, dei Lenzini e via dicendo, hanno impedito una politica abitativa a Roma. Da decenni non si fanno più case popolari. È chiaro che questa situazione debba essere affrontata attraverso quello che noi chiediamo da tempo, cioè un piano straordinario che affronti la questione dell'abitare nel suo complesso. Noi sappiamo che dentro questa città c'è una grandissima disponibilità di immobili vuoti e insomma le occupazioni abitative, che sono diverse tipologie di immobili, ex caserme, ex scuole, sono la riprova che anche edifici non concepiti a uso residenziale possano essere recuperati a scopo abitativo e anche per rispondere a molteplici usi, perché comunque all'interno delle occupazioni abitative spesso e volentieri non c'è solo la fondamentale funzione di mettersi un tetto sopra la testa, ma ci sono biblioteche, ci sono sportelli come quello che si fa qui a Viale delle Province per affrontare le questioni sociosanitarie legate alla mancanza di residenza in particolar modo. Le occupazioni mostrano anche un modello di città che è differente, è praticabile e che valorizza quello che gli architetti spesso e volentieri in modo un po' astratto chiamano la multifunzionalità. Ecco, qui la multifunzionalità è stata praticata dal basso e a partire dai bisogni fondamentali delle persone che vivono dentro questi luoghi. Questo disagio sociale legato alla moderna povertà obbliga un gruppo di un settore sociale di persone ad occupare degli spazi che tra l'altro sono in disuso. Sembra che appunto interi pezzi di città siano di fatto preclusi a chi non può permettersi di pagare un affitto o permettersi un mutuo
tra l'altro a tassi molto elevati, che quindi viene sempre spinto ai bordi in qualche modo del grande raccordo anulare. Non è una novità, è in questa città che, lo ricordo, ha purtroppo col regime fascista una triste tradizione dei cosiddetti provvedimenti contro l'urbanesimo, che si incardinavano su due punti fondamentali, guarda il caso, proprio la negazione dell'elezione di residenza per chi si trasferisse all'interno della città. Chiaramente oggi questi fenomeni prendono il nome di gentrificazione, turistificazione, fenomeni che tra l'altro in questo quadrante vediamo in modo molto violento. Noi riteniamo che la soluzione non sia pensare di procedere, diciamo, con la macchina degli sgomberi, specialmente se senza soluzioni. Per noi chiunque ha bisogno di una casa, chiunque non può pagare un affitto, chiunque vive dentro un'occupazione è una persona che va considerata fragile da un punto di vista socio-economico, e da questo punto di vista ha diritto ad avere una casa che si possa permettere. Come fai a stare senza una casa? Senza una casa, poi c'è tutta una declinazione di sofferenze che va da quella sanitaria a quella lavorativa a quella scolastica. Quando vedo che gente dorme sotto ponte, per la strada, proprio mi dispiace, perché ognuno devi avere, mi ripeto un'altra volta, un tetto, se devi svegliare, devi avere un letto. Bene, direi che di temi questo video ne ha sollevati tanti. Si diceva anche povertà moderna, non abbiamo esattamente innovato quello che avremmo dovuto innovare nelle città. E cominciamo a parlarne con il keynote di questa sera, che tra poco vedremo collegato. Si tratta di Christine Whitehead, che è professore emerito di Housing Economics alla London School of Economics. Welcome. E la ascoltiamo. Good evening. Buonasera. Mi sentite? Vado subito? Thank you. Dunque, inizio a presentare. Ok. Il video che abbiamo appena visto era molto informativo e anche molto spaventoso. Mostra degli aspetti di Roma in cui si pensa che molte persone siano in grado di vivere a loro agio, ma in cui invece c'è una situazione abitativa molto irregolare da decenni. E quindi non è facile in realtà ottenere delle condizioni di vita e di lavoro normali. Il problema abitativo è esistito in molte società e noi stessi abbiamo smesso di costruire case abbordabili e accessibili. E abbiamo comunque visto che la situazione è peggiorata, è diventata sempre più difficile. Questo problema è stato peggiorato anche dalle disuguaglianze nel reddito, nonché nella riduzione dell'offerta, che ha portato ovviamente a un aumento dei prezzi. Questa crescita del mercato è stata vista come un qualcosa di positivo, che però invece ha escluso moltissime persone. Negli anni 70 e 80 c'è stata una grande carenza abitativa in moltissimi paesi. Il che ha visto una concentrazione di case, di social housing e di case sociali, che però non erano comunque accessibili. La classe lavorativa, non quella ricca comunque, ma quella che riusciva comunque ad avere una certa sicurezza di proprietà e una certa sicurezza lavorativa, nonostante questa situazione c'erano comunque tantissimi problemi.
moltissime persone, anche a una certa età, vivevano ancora con i genitori. Negli anni Ottanta siamo arrivati a un punto in cui un certo numero di famiglie nei paesi dell'ovest dell'Europa sono state costrette a spostarsi. Tutto era parte di un sistema di welfare che non rendeva il mercato accessibile. Dunque, cosa è cambiato da allora negli ultimi 20-30 anni? È cambiato in realtà molto poco. Sicuramente in Gran Bretagna nel 1978 abbiamo introdotto una legge che dava a tutti diritto alla casa, ma questa legge doveva essere comunque implementata dal punto di vista legislativo. Il mercato immobiliare è diventato sempre più caro, in parte anche a causa di politiche macroeconomiche che hanno fatto sì che l'immobiliare aumentasse in quanto asset economico e quindi un asset finanziario che è andato ad aumentare anche gli affitti. Questo si traduce in una ristrutturazione anche della proprietà della casa, portando a una situazione di ancora maggiore imparità. E quindi coloro che vivevano sotto una certa media di reddito hanno visto veramente un miglioramento minimo delle loro condizioni di vita, della loro qualità della vita negli ultimi 20 anni. Coloro che adesso entrano nel mercato immobiliare pagano prezzi altissimi sia per acquistare che per affittare e vivono comunque in condizioni insicure, incerte, anguste, ancora più anguste di 20 anni fa. Dunque parliamo, come dicevo prima, del fatto che le case, il settore immobiliare, sono diventate un asset economico più che un diritto umano. La situazione del mercato fa sì che molte persone non riescano neanche a vivere in una casa con condizioni decenti. I governi si stanno impegnando e si stanno focalizzando sull'efficienza energetica delle case, su altre condizioni, diciamo, strutturali, ma non si concentrano sul diritto umano di per sé. E sul fatto che gli inquilini molto spesso non riescono a permettersi questo bene. Molto spesso sono proprio i regolamenti del mercato immobiliare che vanno ad aumentare i prezzi degli affitti. Un problema che non so quanto sia grande a Roma, ma anche in altre città è enorme, sono i cosiddetti affitti brevi. Che spesso sono andati a suburbanizzare le famiglie più povere, che sono state escluse dalle aree del centro per essere marginate verso aree con scarsi servizi di trasporto. È un problema veramente enorme perché molti lavoratori, essendo stati esclusi dal centro città, non possono muoversi per più di un'ora e mezza per arrivare verso il centro e quindi questo va anche a portare a una carenza lavorativa. Tutto questo ha a che fare con una struttura economica che ha fatto sì che un certo tipo di successo del mercato portasse a delle grandissime diseguaglianze. L'unica cosa che ci resta da fare è in realtà cercare di migliorare la sicurezza della proprietà per gli inquilini che già affittano. Possiamo anche cercare di regolamentare le concessioni in locazione a breve termine. Possiamo provare a
migliorare le provvidenze sociali, utilizzando magari dei modelli di finanziamento privati o pubblici, soprattutto per i lavoratori, e possiamo ristrutturare le politiche macroeconomiche che sono quelle che stanno causando i problemi che abbiamo esaminato. Noi parliamo in inglese della parola renoviction, che è una crasi fra ristrutturazione e sfratto. E questo è un altro grande problema. Se ritorniamo alle previdenze sociali tradizionali, fenomeni come questi potrebbero essere limitati, ma spesso con i governi centrali non si riesce ad avere un approccio diretto nei confronti di questi problemi. Inoltre, si potrebbe integrare l'assistenza abitativa a un sistema più generale. E infine, dobbiamo ristrutturare, come dicevo prima, le nostre politiche. Quindi siamo in una situazione in cui magari incentivare le persone anziché a acquistare una casa in quanto asset finanziario, ad affittare, rendendo ovviamente l'affitto accessibile. Roma non è sola, Berlino ha una situazione molto simile e se ne parla tantissimo. E sulla grande totalità delle aree c'è una percentuale veramente spaventosa nelle città che soffre di questa stessa situazione di precarietà abitativa. Grazie, grazie davvero per questo intervento. E a questo punto inviterei gli ospiti del dibattito sul palco, quindi Massimo Bricocoli, direttore d'Astu Politecnico di Milano, Mari Moise, che è tante cose, attivista, giornalista di Remake Bene Comune Milano, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Fondazione Cittalia, e credo che sia collegata con noi Charlotte Hoschmann, co-founder e head of innovation at Place Network. Benvenuti, grazie. E allora, io partirei proprio da Bricocoli per arrivare sull'attualità e portare proprio l'attualità, quella di questi giorni, di queste settimane, in quello che stiamo raccontando. Quindi in che modo questa tempesta perfetta di inflazione, crisi energetica, guerra, si riflette sulla già cronica difficoltà? No, in realtà è sempre acceso. No. Si riflette appunto sulla difficoltà già cronica di soddisfare questo bene primario, questo diritto umano che è il diritto alla casa. E quali infrastrutture, sia sociali che fisiche, servirebbero per andare oltre questa situazione? Grazie. Una domanda sfidante. Penso sia importante dire che Christine Whitehead ha fatto riferimento, no? ci parla da Londra, da una postazione che per molti versi richiama la situazione di alcune città italiane, e secondo me è importante anche capire come la questione della casa si pone in modi molto diversi nelle città italiane, che sono in crescita oppure no. Ed è molto interessante che abbiamo visto questo video su Roma, perché Roma è un caso in cui appunto ci sono 70 occupazioni abusive, occupazioni abitative, che sono che a Milano non ci sono, ad esempio. E quindi è uno scenario molto diverso, in cui c'è una tensione abitativa e c'è anche un'attivazione a livello sociale, a livello di movimenti molto forte. Penso che posso ricordare un collega dell'Università di Vienna, del Politecnico di Vienna, considera Roma un caso molto interessante da studiare, perché queste occupazioni abusive creano anche degli spazi, come dire, estendono il significato della casa e quindi mostrano che cosa, come dire, è possibile fare quando la casa viene interpretata nella ricchezza del suo significato. Questo lo dico perché, come dire, non bisogna indugiare rispetto a questa fascinazione, però è anche molto interessante osservare che cosa ci dicono. Se, diciamo, la situazione in cui siamo è quella in cui la settimana scorsa, in questi giorni, sui giornali iniziano a essere pubblicate notizie di vincitori di concorsi pubblici, quindi di posti di lavoro a tempo indeterminato nell'amministrazione pubblica, che sono tra
sono stati, no, i più ambiti nel nostro paese, e quindi un ingegnere di alta qualificazione che riesce ad avere una posizione in un'amministrazione pubblica e rinuncia perché con lo stipendio di 1.700 euro al mese non è in grado di avere una qualità della vita che ritiene accettabile dopo anni di fatica e di attesa per il posto di lavoro. Quindi questo, diciamo, è il caso estremo, perché poi pensiamo, come citava Christina Whitehead, a tutti i lavoratori che hanno stipendi molto più bassi, spesso insicuri o a intermittenza, e che di fatto trovano, come dire, la soluzione abitativa per queste persone in una città come ad esempio Milano è quella di uscire, di lasciare la città, con dei costi individuali e collettivi elevatissimi in termini di mobilità e di qualità della vita diversa. Quindi, diciamo, le soluzioni sono complesse, ma senz'altro è necessario iniziare a discutere del tema delle politiche della casa, facendo riferimento molto stretto e molto stringente a quali sono le condizioni di reddito e quali sono i costi a cui stiamo facendo riferimento. E questo varia moltissimo nelle diverse città di questo paese. In molti casi si tratta anche di immaginare che quindi ci sono delle risorse pubbliche che possono essere mobilitate, da un lato, e quindi sono i suoli, ma anche gli immobili, che sono variamente di proprietà pubblica e che possono essere impiegati per abitazioni, che poi appunto il caso romano è interessante perché mostra come molti immobili, quindi l'immagine dell'edilizia pubblica che noi abbiamo è quella dell'edilizia di massa. C'è pochissima innovazione rispetto al fatto di un'offerta abitativa, anche pubblica, che abbia delle forme diverse, che avvenga in edifici che sono convertiti ad altri usi e che non sia, no, la visione dell'abitazione standardizzata. In altri casi, come penso al caso milanese, è senz'altro il tema di che cosa troviamo fuori dai confini comunali, quali funzioni, ad esempio, sovralocali e interessanti noi collochiamo fuori dal perimetro della città per rendere anche altri luoghi attrattivi e interessanti come luoghi di abitazione, oltre che connessi al meglio con la città. E poi c'è tutto il tema del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che è rimasto in questi anni un po' al margine, no? Quindi si è quasi rinunciato a pensare come col welfare, no? Come fosse una soluzione residuale, in cui di fatto quartieri che erano nati per le classi operaie, poi per le classi popolari, e poi via via invece sono stati destinati sempre di più a persone che hanno varie forme di svantaggio, sono rimasti un po' al margine delle politiche. E noi abbiamo, ci sono diverse esperienze che mostrano come questi contesti possono essere valorizzati, che non significa venderli, no, ma rimessi in circolo, e anche che ci possono essere degli interventi anche di incremento, di densificazione, di crescita. Noi stiamo facendo delle ricerche. A Milano non c'è un solo complesso di edilizia residenziale pubblica dove siano state fatte, ad esempio, delle sopraelevazioni, che possono essere molto creative e molto interessanti. Nel patrimonio privato, se guardiamo fuori da queste finestre, no, vediamo molti immobili in cui che sono cresciuti perché hanno approfittato della possibilità di accrescere il loro valore. Invece sull'edilizia residenziale pubblica questa cosa in Italia non viene fatta, no? E quindi c'è tutto un terreno di investimento che si può fare, a condizione di, e questo però è anche il titolo di questa discussione, a condizione di riconoscere che stiamo parlando di un ambito di politiche di welfare, in cui quindi alcune risorse vanno assolutamente spese per con obiettivi di benessere collettivo, senza necessariamente avere aspettative di ritorno economico immediato. E quindi c'è proprio un trasferimento di una spesa, che a volte è spesa corrente, delle politiche sociali, che può produrre soluzioni abitative più adeguate e di migliore qualità. Grazie. Davvero una domanda di innovazione proprio nelle pratiche, nei modi in come si fanno le cose, perché spesso l'innovazione la intendiamo come tecnologica, ma c'è proprio un'innovazione concettuale. E l'innovazione è anche il tema del lavoro di Oshman in un campo altrettanto delicato e importante, perché finora ci siamo molto concentrati sul tema della casa, ma le fratture urbane,
sono tante altre cose, e uno dei temi è quello dell'inclusione, quello delle migrazioni, che è proprio il tema del lavoro di Oshman, con un forte accento sull'innovazione, quindi fare le cose in modo nuovo, con un paradigma nuovo, che parte anche dal cambio delle narrazioni, che è una cosa in quell'ambito estremamente importante. Quindi chiedo a Oshman di raccontarci un po' il lavoro che fa con Place Network. Grazie, è un piacere essere qui, anche collegata da remoto, mi spiace non essere in persona a Milano con tutti voi. Vorrei parlarvi di un altro aspetto della condivisione delle città, che secondo me è molto importante, ha a che fare con la condivisione dei poteri, con l'inizio di nuove conversazioni intorno all'identità delle città. Il lavoro dell'organizzazione Place Network, che io rappresento e che abbiamo fondato nel 2017, si concentra sulla migrazione come fonte di innovazione nel contesto delle città e anche a livello europeo in generale. Quindi lavoriamo in tutta Europa, di solito in capitali o in città che possono anche essere più piccole di quelle centrali, e creiamo delle connessioni visibili per i media, per gli attori politici, per le aziende, per dare un potenziale di rinnovamento alle città e per incoraggiare nuovi arrivi. E questi nuovi arrivi includono anche i richiedenti asilo, gli immigrati. È un argomento molto delicato in tutti i paesi europei, in realtà in tutti i paesi del mondo. E quello che abbiamo visto è che, spostandoci anche da una narrativa umanitaria e concentrandoci invece su un contributo attivo a questo tipo di fenomeno, cioè l'avere nuove persone in un territorio, questo sì cambia la conversazione. Quindi le nostre attività sono intersettoriali, interdisciplinari, quindi lavoriamo con diversi attori per rendere questo contesto una realtà, affinché questi nuovi arrivi possano arrivare e partecipare davvero attivamente nella vita delle città. E queste cose le facciamo sperimentando attraverso progetti pilota che sono molto diversi di città in città, ma che in realtà poi hanno anche molti fattori in comune. Di natura abbiamo un approccio di innovazione, di sperimentazione. Sperimentiamo cose che non sappiamo se funzioneranno, ma le proviamo in contesti locali e poi trasferiamo ciò che abbiamo imparato in questo contesto locale a contesti più ampi, proponendo delle soluzioni anche agli attori politici. Un esempio di come svolgiamo queste attività è il lavoro che svolgiamo su due livelli diversi. Un livello è quello di rafforzare la capacità dei nuovi arrivi di avere in realtà un'influenza, quindi sviluppiamo le loro qualità di leadership, sviluppiamo la loro abilità di penetrare delle reti sociali o lavorative internazionali che possano influenzare le realtà locali. Quindi facciamo sì che possano avere una voce, una vera e propria voce per modellare le decisioni e le conversazioni, non soltanto intorno all'immigrazione, ma anche intorno alla vita stessa della città. Quindi questo è molto importante. Deve essere un contributo importante, non soltanto che nutre l'argomentazione dell'immigrazione, ma anche l'identità, l'istruzione, l'azione climatica, la questione abitativa, affinché siano appunto partecipanti attivi della vita della città. Il secondo livello invece si concentra sul lavoro con gli stakeholder delle città, affinché imparino a collaborare in maniera qualitativa con le voci emergenti. Quindi li chiamiamo leader emergenti, perché in un contesto di nuovi arrivi, e secondo me questo è vero per molte voci che non sono state rappresentate abbastanza nei processi decisionali, spesso non c'è lo spazio per lavorare con queste voci emergenti. E molto spesso i punti di vista e le idee che vengono proposte sono diverse.
quindi lavoriamo con le città, con le aziende, con i governi, con i media, con le università, per imparare a sfruttare questi nuovi punti di vista delle città per co-creare delle nuove organizzazioni, dei progetti e in generale per aiutarli a utilizzare queste nuove forme di potere come nuove soluzioni nei contesti locali. È un lavoro che richiede pazienza, è interdisciplinare e intersettoriale. Creiamo anche dei partenariati lavorando in contesti molto differenziati. E la parte interessante, secondo me, è che quando abbiamo iniziato questo percorso non ci aspettavamo che ci sarebbero state così tante cose da imparare da parte delle istituzioni europee, che hanno dovuto davvero apprendere un nuovo approccio di innovazione e di co-costruzione con le nuove voci. Questo vuol dire che, oltre la capacità di influenzare, le conversazioni sono modellate anche dagli attori che ne fanno parte, dalle strutture che ci sono alla base e che devono essere rinnovate altresì. E anche se a volte il desiderio di far parte di un approccio di co-costruzione che include nuove voci esiste, c'è comunque ancora un'urgenza di apprendimento. C'è un esempio in uno dei lavori che abbiamo svolto coinvolgendo diverse città in Europa. E l'esempio di Parigi è interessante perché dall'inizio c'era un chiaro desiderio di apprendere questo approccio, ma appunto, come dicevo, ci è voluto un lavoro molto paziente su diversi livelli affinché le istituzioni potessero comprendere davvero le proposte di queste nuove voci, e questo è lo stesso tipo di lavoro che deve condurre il resto dell'Europa. Quindi un cambiamento dall'approccio umanitario, filantropo, ha un approccio di innovazione pratica, con gli attori che rendono questa innovazione reale, che rendono la vita della città diversa. Quindi è un percorso lungo, è un percorso paziente che include tantissime persone, tantissimi attori, e c'è molto da imparare da parte di tutti. Un viaggio lungo e paziente. Sindaco, la sentivo annuire tanto di quello che stavo ascoltando, perché evidentemente tanti temi toccano anche il suo lavoro. Lei ci parla dal fronte della realtà, perché poi l'amministratore parla dal fronte della realtà, e quindi com'è stato calare tutto quello che stiamo dicendo su una realtà complessa e interessante come quella della sua città? Al di là della mia di città penso sia un tema diffuso. Il punto è che sta tutto nel fatto che noi siamo un lungo e paziente viaggio, si diceva. Il problema è che i tempi sono quelli che ci chiedono le persone intervistate a Roma. Vale per Roma, che forse è, diciamo, la situazione, per quello che possiamo sapere, più grave, ma non è tanto diversa rispetto a quelli che sono stati gli esiti di una sorta di sondaggio come Sistema dei Comuni Italiani abbiamo fatto rispetto alle necessità abitative dei soggetti impiegati in agricoltura nel nostro paese. Dal Trentino, Alto Adige, alla Puglia vengono fuori situazioni di disagio abitativo molto complicato, di persone che, esattamente come stavamo dicendo, molto spesso vengono da altre realtà, da altri contesti, da altre nazioni, vengono a lavorare a dare una risposta a una necessità importante nel nostro paese. Poi c'è la fragilità urbana. Ora, in tutto questo io vorrei, per capirci di cosa stiamo parlando, 110, penso che ne abbiate parlato tutti, penso che abbiate sicuramente amici e parenti ne hanno usufruito, forse anche a casa vostra. Io e il mio presidente nazionale, il sistema dei comuni, abbiamo detto: scusa governo, perché 110 non si fa nell'edilizia residenziale pubblica? Nell'edilizia residenziale pubblica il 110 non si può fare. Ora, se c'è un luogo in cui possiamo provare ad aggredire il disagio, la difficoltà, è un sistema patrimoniale di ERP. Ora non lo so come a Milano, ma dalla mia parte non è che sia proprio esattamente, come dire, un modello di innovazione e di inclusione sociale. Stata fatta negli anni 80, non va coi casermoni, no? 200 appartamenti a botta, che è l'esatto opposto di quello che gli urbanisti ci dicono di fare.
è quello che proviamo con calma e con pazienza, a proposito di un lungo viaggio, a modificare il corso del tempo, ma non abbiamo il tempo di reazione che ci chiede queste persone che sono lì. Voi avete un'idea, lo dico non perché voglio scaricarmi la coscienza, ma perché oggettivo è così, cioè dobbiamo trovare una soluzione a questo, per costruire del sistema pubblico un edificio con 20-25 appartamenti, non 200, 20-25 appartamenti, ci vogliono 5 anni. Come facciamo noi nel frattempo a dare risposte a queste persone che sono lì? Aggiungo, stiamo ragionando, Milano ne è un esempio, di come proviamo a bloccare quantomeno la densificazione dell'utilizzo dei nostri territori. Beh, potremmo usare dove ci sono le caserme, le scuole abbandonate, ma non dappertutto e non sempre è possibile fare questo tipo di interventi. Allora anche qui dobbiamo probabilmente fare un ragionamento. Si può andare in altezza? Proviamo ad andare in altezza. Si può provare a buttare giù da una parte costruendo da quell'altra? Certo, però ci vogliono strumenti urbanistici rapidi, agili, che in questo momento, lo dico con grande onestà, proviamo a dircelo fra di noi con onestà intellettuale, di cui non disponiamo. Non disponiamo nemmeno delle risorse, francamente, che servono per dare risposte in determinate situazioni a questo. Però questo, diciamo, è forse un problema minore, se vogliamo dire così, perché a un certo punto, se politicamente decidiamo che questa è la sfida da vincere per il futuro del nostro paese, ragazzi, a un certo punto le risorse andranno trovate e poi investite. Ma deve essere un ragionamento complicato, cioè che è complicato anche dal fatto che nelle città la densificazione, gentrificazione, la capacità attrattiva delle grandi città in particolare, la mia è una città media, 200.000 abitanti, ma insomma è chiaro che attrae verso di sé chi decide di scommettere su se stesso, e qui dopo faccio un brief focus anche sui migranti. Il punto è che in tutto questo i costi aumentano, non aumenta la capacità, diciamo, di investimento delle famiglie e delle persone, e si crea un contesto in cui si fa fatica a reggere l'urto della difficoltà dei costi che aumentano e di una situazione, adesso poi c'è le bollette, in cui non riesce più il vecchio stile che, io lo confesso, i comuni ancora adottano nel sostegno sociale alle persone. Come funziona adesso? Viene una famiglia, le famose zone grigie soprattutto, che viene a servizi sociali e ti dice: io non ce la faccio a pagare la bolletta, e te la pago io. E invece dice: guarda, c'ho il buono scuola e ti pago i libri dei bambini a settembre quando arriva la botta. Funziona? Ma io ho delle perplessità che reggiamo una roba del genere, che finora, finché diciamo c'era una spinta propulsiva, fatemi dire un vecchio termine, nella crescita e nella ricchezza, sì, forse soprattutto in zone, in certe zone del paese, aveva una sua funzionalità, ma che adesso inizia a battere in testa, inizia a fare fatica, non riusciamo più. Allora probabilmente bisogna intervenire a monte, cioè sulla capacità economica delle famiglie, e bisognerà ragionare col sistema tutto, a partire da quello pubblico, sugli stipendi che vengono pagati. Perché se un affitto costa 500 euro o 600 euro e te prendi 1500 euro, magari reggi l'urto finché puoi, ma ti basta un niente, ti basta la macchina che si rompe, ti basta il figliolo dal dentista, che ti salta completamente l'impianto. Vieni da babbo comune che ti dà... ragazzi, non funziona, ci rischiamo di non farcela. In questo contesto, mi rubo solamente un altro secondo, non voglio farla troppo lunga, c'è la questione dei migranti e dei nuovi cittadini. Ora, noi abbiamo messo in piedi un sistema che è quello del SAI, dell'accoglienza, che fu caro vecchio SPRAR, per chi se non ricorda, poi cambiato, decreti sicurezza, un caos totale, termonucleare, che va esattamente nella direzione che dicevamo prima, cioè la volontà, la voglia di provare a creare cittadinanza. Ma per creare un cittadino, almeno da noi diciamocelo, per creare un cittadino che cammina con le sue gambe a Milano, ma proviene dal Gambia, ci vogliono anni, risorse, professionisti formati che lo accompagnano e poi possibilmente un posto di lavoro e una casa. Ed ecco che si torna al punto di partenza, in un cerchio, in un circolo vizioso, virtuoso, dipende dai punti di vista, che noi ci troviamo ad affrontare costantemente. Qual è il punto di partenza rispetto, no? Perché diciamo il sistema dei comuni dell'accoglienza? Perché li mettiamo nelle case, perché sono dentro appartamenti. Magari vicino anche a casa vostra, non vi siete mai resi conto, i comuni di Milano sono bravi, fanno un grandissimo lavoro, e sono lì magari da qualche anno accompagnati in un percorso di crescita che parte però dalla possibilità abitativa. Andiamo ora, io parlo per il mio di comune, ma non credo di parlare diversamente per il comune di Milano,
a chiedere appartamenti in affitto per fare questo tipo di progettualità? È facile? Non credo. Con quali costi? Perché si torna lì. Come, quanto possiamo come sistema pubblico permetterci di pagare un affitto in una città grande, importante come Milano, con i prezzi che schizzano in alto? E ancora, ed è l'ultima cosa che dico, e poi c'è tutta la questione delle cinture urbane fuori dai centri storici o comunque dai luoghi attrattivi di lavoro. Allora anche su questo il paese dovrebbe investire una grande, ora forse Milano lo sta facendo, non lo so, però diciamo dalle mie parti per esempio si fa un po' fatica, una grande, nuova, innovativa, finalmente definitiva e non più solamente annunciata su carta, politica dei trasporti a disposizione di tutti. Io vado a memoria, si citava per esempio prima Parigi, se non ho letto male, magari qui correggetemi se dico una sciocchezza, la sindaca Hidalgo ha lanciato una campagna di 7 euro di abbonamento mensile per tutto il sistema trasportistico parigino, che è qualcosa di piuttosto, come dire, robusto. Io non so quanto costa a Milano, ma a Prato un 7 euro, tu ci fai un giro se no sugli autobus una settimana. Anche su questo credo che bisognerà fare un ragionamento per consentire effettivamente di utilizzare, perdonatemi questo verbo, diciamo anche le zone limitrofe o quantomeno un po' più esterne rispetto a quelle che sono le zone più attrattive dal punto di vista abitativo e poi è anche lavorativo, se vogliamo provare a dare un senso complessivo alla costruzione cittadina. Questi sono i punti di debolezza. Le risposte, diciamo, noi le stiamo chiedendo da anni come sistema dei comuni, in qualcosa effettivamente abbiamo ottenuto, ma quando poi, in un contesto per esempio di innovazione sociale come quello del PNRR, nelle missioni finora, diciamo, trasmesse alla politica dei comuni, non ci sono, diciamo, risorse specificatamente destinate alla residenza, cioè alla ricostruzione, all'emergenza abitativa e il bonus del 110%, il super bonus del 110% di riqualificazione energetica degli immobili, non lo posso utilizzare sulle case popolari, per capirci fra di noi. Io qualche domanda inizio a farmela, se il nostro lavoro della politica, qui la responsabilità è nostra, sia stato effettivamente svolto in maniera corretta e se siamo stati capaci di far capire quello che stasera mi sembra in maniera piuttosto brillante, molto più brillante come faccio io, è stato giustamente spiegato. Secondo me questo lungo e paziente viaggio sarà molto lungo e ci vorrà molta, molta pazienza. Grazie, insomma, lungo e paziente ma non troppo, diciamo, non prendiamoci troppo tempo. E parlavamo di, appunto, cambi di paradigma. Mose, lei è qui in quota portatrice sana di nuovi paradigmi. E quindi su che basi, anche in base alla sua esperienza di lavoro, di attivismo, su tanti temi diversi e anche il lavoro che ha fatto sulla cura, sull'idea della cura, si può rifondare questo nuovo paradigma? Grazie mille. Moise, innanzitutto colgo l'occasione per posizionarmi rispetto a questo, perché sono figlia di migranti e proprio per questo ho questo cognome straniero, vengo dalle case popolari di questa città e permettetemi un'osservazione, ciò che ha fatto, che ha reso cittadini i miei genitori, mio padre in particolare, è stato il fatto di dargli la cittadinanza. E quando mi è capitato di chiedere un sostegno al pagamento delle bollette, devo dire che non l'ho sentito come se fosse il sindaco a pagarle per me. Ho percepito semplicemente di far parte di un meccanismo di welfare in cui chi ha di più mette di più e chi ha di meno ha tutto il diritto a chiedere, anche perché non è colpa mia se sono nata nelle case popolari di questa città. Però è esattamente dalle periferie che si sviluppa effettivamente la sperimentazione, l'innovazione, mi piace chiamarla, percepirci come fonte di innovazione urbana, che nel mio caso, nel nostro caso, quello di Remake Bene Comune a Bruzzano, attualmente a rischio sgombero, demolizione, mette le basi sì in un paradigma femminista e della cura. In particolare laddove diciamo rigenerazione urbana fa rima con rigenerazione della vita, con il concetto di riproduzione sociale che gli studi e le teorie femministe propongono. La rigenerazione della vita come alla base, no? della riproduzione delle nostre città,
città, delle nostre società, e che ad oggi è un paradigma ancora simmetrico. Ricade sulle spalle delle donne, non è riconosciuta come attività, spesso tra le mura di casa, e che mi permette anche un po' di agganciarmi anche su questo tema della casa, anche se Remake Bene Comune non è una sperimentazione abitativa, ma fa esattamente un lavoro per portare al di fuori delle mura domestiche private tutta una parte di quel lavoro domestico che privato non deve essere, bensì responsabilità sociale. Per cui sto parlando di educazione dei bambini con esperienze di dopo scuola, centri estivi in forme autogestite, mense, osterie popolari, orto urbano, emporio dell'usato, sperimentazioni di cooperative, di lavoro in autogestione per l'autonomia economica delle donne, scuole di italiano, sportelli per il diritto alla casa, sì, e l'accesso al welfare. In forme di consultorie autogestite. Sono tutte sperimentazioni esistenti a Remake Bene Comune, ma come in tantissimi altri, diciamo, vuoti che la frattura della città rotta apre, e che appunto si riempiono proprio perché laddove c'è un bisogno poi quel vuoto viene riempito. Ma lo stesso spazio in cui tutto questo prende corpo era uno spazio vuoto, uno spazio lasciato abbandonato, e trovo interessante, se non appassionante, perché sennò non lo farei proprio come motivazione di vita, l'idea che lo stesso ripensamento del welfare in una forma comunitaria, femminista, territoriale, bottom up, lo stesso ripensamento del welfare parta da un ripensamento di questi vuoti urbani, che il welfare di comunità e il mutualismo di fatto riempie, no? In termini di proposte molto concrete, che sono anche un po' le urgenze che viviamo in questa fase da dentro una di queste sperimentazioni, che è quella appunto di Remake, la prima necessità, ma anche molto concreta, che abbiamo tra l'altro anche posto all'amministrazione milanese, è il riconoscimento di questi spazi vuoti urbani come beni comuni, nel momento in cui diventano politiche sociali, politiche di genere, sperimentazione e innovazione sociale. Quindi riconoscere questi spazi come beni comuni e ancorare un ripensamento appunto del principio di sussidiarietà a questi contesti urbani. Milano ha un regolamento per i beni comuni che devo dire è abbastanza timoroso, che con timore viene applicato sì e no a degli spazi all'aperto, mentre c'è una grande paura l'idea di applicarlo a degli spazi a tutti gli effetti appunto autogestibili, no? Mentre molto interessante l'esperimentazione che da 10 anni ormai a questa parte la città di Napoli conosce, dove una delibera per i beni comuni oggi è in corso di riscrittura in direzione proprio di un vero e proprio regolamento per i beni comuni sulla base dell'applicazione del principio dell'uso civico, quindi un'alternativa radicale allo stesso concetto di proprietà, anche di proprietà pubblica, e l'avanzamento invece di un modello di democrazia orizzontale, di autogestione, di assemblee, di comunità per l'uso civico e la risposta appunto dal basso in auto-organizzazione dei bisogni dei quartieri, quindi proponendo un vero e proprio modello di governance alternativo. Ecco, di fronte a questo che io trovo appunto una delle realtà di questo paese da valorizzare, penso però sia lo stesso tema della valorizzazione, come veniva avanzato, un terreno appunto di rischio. Sono d'accordissimo, perché valorizzazione in questo caso non deve voler dire vendere, di fatto i beni comuni non sarebbero più beni comuni se venissero venduti, ma penso che sia anche importante cominciare a contrastare un andamento che ormai è sdoganato da un anno, diciamo, di fuoriuscita dalla parte più urgente della pandemia, ovvero una valorizzazione economica senza vendita di queste esperienze come sostitutivo di una spesa pubblica. Quindi un estrarre, no? Valore dall'esistenza di forme auto-organizzate di welfare come sostitutivi a costo zero per le casse dello Stato, tutt'al più sostenuto da fondazioni o ONG, ma che appunto che continuano a responsabilizzare invece il pubblico. Allora, in questo senso, pensare invece a una... si parlava negli interventi precedenti delle public-private partnership, e quella che invece avanziamo noi è una
Public Commons Partnership, sperimentazioni in questo senso ci sono nelle principali capitali europee e che quindi appunto aggancino, no? Un ripensamento delle politiche urbane a un ripensamento del welfare, riconoscendo la centralità del lavoro di cura, storicamente non retribuito, svalutato, e che invece appunto in una prospettiva, in un orizzonte di rigenerazione urbana, ma anche di messa al centro delle politiche della rigenerazione della vita, in senso femminile, significa appunto un fare di queste politiche della cura un presupposto per la ricomposizione della città rotta. Grazie, grazie davvero. Approfitto di uno dei tanti spunti per chiedere al sindaco se lei lo farebbe o lo ha fatto di rendere gli spazi vuoti nelle fratture beni comuni. È una politica che o almeno adottiamo ora, chiaramente per me è un po' più semplice, io sono una città di 200.000 abitanti, è ovvio che l'approccio è diverso, però lo abbiamo applicato e lo proviamo ad applicare anche in contesti che sono quelli che si dicevano ora, ma anche più ampi. Cioè l'idea è scommettiamo insieme, quello che a noi abbiamo provato a praticare ed è una pratica diciamo diffusa, è quella di dire io lo considero un investimento vero e proprio, ci sono cittadini che investono su se stessi, investono quindi sulla comunità a cui mettono a disposizione campi estivi, dopo lavoro, dopo scuola, è per noi un investimento. Noi aiutiamo in questo contesto facendo quei piccoli investimenti che servono per rendere fruibile lo spazio. Lo facciamo le società sportive, lo facciamo le associazioni culturali, perché diventa un modo intelligente, questo sì, di creare cuciture rispetto agli spazi che rimangono. Ora io non ho una città diversa, magari dalle realtà di Milano, di Napoli o delle grandi città, non ho degli spazi esagerati, abbiamo messo a disposizione per chi ci ha richiesto appunto delle situazioni di questo genere. Però voglio dire, guarda, questo è una modalità intelligente quando c'è un reciproco riconoscimento e c'è la fortuna di trovare degli interlocutori capaci, perché la cautela di cui giustamente si diceva, non lo so, adesso non so, non posso parlare del Comune di Milano, è che molto spesso devi dire testare ovviamente l'interlocutore che hai, perché ovviamente anche su questo le responsabilità, soprattutto di chi firma poi quella delibera di assegnazione, comportano una fatica ulteriore che in questo contesto probabilmente, soprattutto in certe situazioni, dovrebbe essere facilitata, resa più semplice, resa più lineare, perché molto spesso appunto la disponibilità delle persone, la disponibilità di associazioni organizzate, la disponibilità che c'è, la voglia anche di creare queste forme di sostegno al welfare complessivo pubblico sono una ricchezza inesplorata talvolta e non fino in fondo praticata, proprio perché c'è questa assunzione di responsabilità che molto spesso inibisce poi la possibilità appunto di mettere a frutto questo tipo di interventi. Però insomma, almeno da noi si fa, insomma si è sempre fatto, continueremo a farlo, anzi ci piacerebbe appunto, anche vedendo quelle sono esperienze più avanzate, capire dove ci si può spingere rispetto a questa, perché il vuoto qualcuno lo riempie e se lo riempi con un accordo e una costruzione e un lavoro diciamo di reciproco intesa, si fa delle belle cose. Se no il rischio è che te lo riempia qualcuno che a quel punto insomma non sempre diciamo, ti dà delle risposte in termini di crescita e di opportunità. Bene, a questo punto, visto che si parlava di guarigioni e di cura, io proverei a fare un ultimo giro veloce con tutti gli ospiti, anche con le partecipanti collegate, per provare a offrire una pratica, un esempio concreto di qualche buona pratica che hanno fatto, visto, intercettato, osservato nella propria realtà o in altre realtà che hanno incrociato, per chiudere su una nota di costruttiva speranza. Quindi partirei proprio da Bricocoli, con l'ingrato compito. Sto pensando. Mi viene in mente un'esperienza che è stata, secondo me, molto importante in Italia, è stata quella dei contratti di quartiere, che sono stati fatti qualche anno fa, e diciamo quello secondo me è un'esperienza che è stata molto significativa, perché è stata forse una delle prime volte in cui si è lavorato sui quartieri di edilizia pubblica esistenti con gli abitanti, in qualche modo coinvolgendoli, perché era impossibile farne a meno, andavano spesso spostati
spostate intere famiglie per poter fare i lavori di ristrutturazione. E penso, e dico che quella è stata una pratica molto importante che bisogna recuperare, perché si è imparato tantissimo rispetto a che cosa significa intervenire sull'esistente. Adesso parliamo sempre di rigenerazione. Rigenerazione significa lavorare su edifici in cui le persone abitano. E anche però capire che quando diciamo welfare non diciamo solo servizi sociali. E questo è molto importante, perché altrimenti da un lato c'è l'idea che il welfare significhi dare delle risposte in termini economici e quindi impossibile rispondere a tutti i bisogni. E dall'altra che sia qualcosa che è di competenza, no? Come dire, il lavoro sociale lo fanno i servizi sociali, gli assistenti sociali spesso sono donne, quindi le assistenti sociali. E questo invece è stato un passaggio molto importante, perché noi oggi discutiamo a Broken Cities di welfare e l'idea è che comunque è la città che produce welfare, cioè noi dobbiamo poter contare sul fatto che le condizioni, che il benessere delle persone deriva da una moltitudine di soggetti. Quindi ci sono, io ho fatto un esempio, quello di alcuni contratti di quartiere, ma penso sia importante guardare a tutte quelle esperienze in cui si produce welfare non solo dentro il filone e l'ambito delle politiche sociali. Quindi l'urbanistica, ad esempio, ha un ruolo importantissimo ancora oggi, non solo nella fase espansiva delle città. Quindi questo penso sia un elemento che dobbiamo tutti sempre considerare, anche adesso l'esperienza che ci è stata raccontata, dà conto di una visione del welfare che esce da questa condizione, non è più residuale e riguarda molte persone che in momenti diversi della vita possono, no, avere necessità di un qualche supporto. Grazie. E a questo punto coinvolgerei Oshman per capire se dal suo fronte c'è un esempio concreto che ci vuole raccontare come chiusura di questi ragionamenti. Grazie. A me piacerebbe affrontare quella questione del tempo di cui parlavamo prima. Come dicevo prima, noi ci focalizziamo sull'innovazione e c'è un aspetto molto interessante della conversazione di stasera che aveva a che fare con il breve e il lungo termine, quindi sistemi che sono irremovibili, incastrati, città spaccate. Per me il motivo per cui le mie pratiche si focalizzano sull'innovazione è proprio l'essere in grado di riuscire a creare dei ponti fra queste temporalità. È tutta una questione di sistemi, tutto quello di cui abbiamo parlato e su cui tutti noi abbiamo dedicato energie per aggiustare i sistemi. Beh, nessuno di questi problemi sta in piedi da solo. Questa è la parte della pazienza, giusto? Perché un sistema non lo cambi in una notte. Tutto è interconnesso. Quindi la pratica che mi piacerebbe promuovere e proporre come approccio ottimista è provare cose pratiche con audacia. Dobbiamo avere coraggio, dobbiamo avere la prontezza di sfidare quelle che sono le regole attuali, quindi riuscire anche a sfruttare l'agilità e la rapidità che noi possiamo proporre. Nell'impostare i progetti in queste situazioni complesse, noi includiamo diversi attori, spesso provenienti da diverse città, da diversi paesi. E di base noi prendiamo diverse parti del sistema, che possono essere diverse città, diversi settori, abbiamo parlato anche di partenariati pubblici e privati. Quindi mettiamo insieme aziende, governi, regioni e attori, tutti intorno allo stesso progetto pilota, rendendole quindi stakeholder, rappresentanti di un esperimento. E nel fare così scopriamo che l'azione può essere molto rapida, perché appunto essendo un progetto pilota si tratta di qualcosa di piccolo molto, molto spesso, quindi
risultati rapidi e apprendimento rapido. Ma c'è anche l'aspetto del sistema, perché l'apprendimento poi si canalizza su tutti, verso tutti. E questo fa sì che possiamo creare delle connessioni fra le temporalità, come dicevo prima. Quindi gli attori iniziano a capire in che modo possono rendere possibili determinate cose. Abbiamo parlato di spazi pubblici, di contratti di quartiere, ma l'impatto collettivo, l'apprendimento collettivo, aumenta sempre di più, secondo me, in queste esperienze. È questo il cambiamento che ho visto negli ultimi 50 anni. Diversi attori sono stati inclusi in impatti collettivi, con partenariati anche transnazionali, e vedo che questa cosa è sempre più comune. Quindi progetti molto pratici in cui c'è uno sviluppo pratico delle nuove pratiche, del nuovo modo di fare le cose. Vedo che si sta consolidando, vedo che si stanno consolidando anche nuovi comportamenti che alla fine andranno a cambiare i sistemi con il tempo. Grazie. Professoressa Whitehead, grazie per essere rimasta con noi. Non so se lei anche vuole contribuire con un esempio di buona pratica, di storia positiva, di adattamento, innovazione urbana. Mi sa che non la sentiamo. La nostra risposta al Covid credo sia stata una storia abbastanza positiva nei confronti delle persone che avevano una certa condizione di incertezza abitativa. C'erano famiglie e coppie che riuscivano ovviamente a far fronte alla situazione, ma invece c'era un numero di persone che aveva bisogno di un supporto aggiuntivo, e ho visto che siamo state in grado di fornirlo. E c'è stato un numero significativo di persone che sono state tolte dalla strada per lavorare, per aiutare, e abbiamo imparato tantissime lezioni su come togliere le persone dalla strada e supportare meccanismi che possano sostenere coloro che sono stati al di fuori del sistema per molto tempo. Grazie. E da Prato invece cosa ci portiamo a casa? Io ve ne dico due, rapidissime, faccio velocissime, di cui sono particolarmente contento. Noi ovviamente siamo una città di 100.000 abitanti, ma abbiamo 121 nazioni rappresentate in città. Io non le so nemmeno 121 nazioni in fila. E proprio perché sono molto d'accordo con quello che diceva Marie prima, che abbiamo una legge sulla cittadinanza di cui è difficile trovare un aggettivo giusto per esprimerla, però vabbè, ci sa questa, per ora non ho nessuna intenzione di metterci le mani. Noi abbiamo fatto un lavoro nel corso di questi anni di cercare di fare crescere cittadinanza fin dai piccini, quindi abbiamo un sistema di asili nido e di scuole materne su cui abbiamo fatto un investimento sangue, cioè veramente costano soprattutto i nidi l'ira di Dio, ma su cui abbiamo provato a fare un investimento che coinvolgesse anche le famiglie che portano i bimbi lì, in modo che si creasse ovviamente un contesto di radicamento, voglio dire di affetto per la città in cui nasci e cresci, che faccia sentire tutti i bimbi uguali, indipendentemente che siano nati a Prato, un centro storico, o che vengano da una delle 121 nazioni rappresentate. È stato un investimento importante, però essere arrivati a saturare completamente la richiesta delle nostre famiglie, e con tutta la qualità, diciamo, che ci porta dietro, fra l'altro, cioè abbiamo speso, siamo stati prima città, spenderci tutti i fondi Kyoto sugli asili nido, vabbè, eccetera, eccetera, ci serve proprio per venire incontro a quella creazione di cittadinanza che abbiamo provato a fare. La seconda cosa di cui sono particolarmente orgoglioso, anche se ho preso delle offese non banali, ora parla a Milano, voi siete abituati ai boschi verticali, perciò non dico niente di no, ma io sono un provinciale, quindi per me è sempre una roba, come dire, esotica particolarmente. Noi abbiamo progettato di portare il bosco urbano, il bosco verticale, in via Turchia. Ora per voi non vi dice niente, ma è un contesto di case popolari, quello più grande, 200 appartamenti, ve lo ricordate, vecchio stile, no? Un cubo, no, nemmeno, un parallelepipedo,
con 200 appartamenti dentro, in cui nel corso degli anni sono andate a finire le situazioni marginali più complicate. Noi siamo andati a spiegargli che avremmo portato gli alberi sulle facciate. La prima assemblea, manca poco, ce le danno a tutti, ma adesso che gli abbiamo raccontato degli orti, abbiamo raccontato che ci sarà le serre idroponiche, gli abbiamo raccontato che ci staranno, vivranno meglio, che sarà tutto molto più bello, sia esteticamente, e ci sarà una qualità della vita maggiore, finalmente si riesce ad arrivare lì. È stata una sfida difficile, perché lo portiamo in un luogo complicato, ma pensiamo che per essere coerenti e creare cittadinanza vogliamo provare a, come dire, lanciare questa sfida in un luogo ostico e complicato, e siamo moderatamente convinti di poter vincere questa battaglia. Grazie Maria, ultimo atto, ultima buona notizia della serata. Sì, in tema di cittadinanza mi faceva proprio pensare, io penso che questo paese il suo modello più avanzato l'ha asfaltato, ed era il modello Riace, e penso che c'è ancora una battaglia proprio da, un modello proprio da difendere, difendendo Mimmo Lucano. Rispetto invece al mio lavoro di ricerca, non di attivismo, io mi occupo in questo momento delle reti collaborative territoriali nelle periferie di Roma, e c'è qualcosa di molto interessante, io credo, che si sta mettendo in atto, sempre col limite di una deresponsabilizzazione del pubblico, in realtà è un prevalere delle fondazioni, ma ciò che è interessante, io credo, nel modello che si sta sperimentando a Roma, è un sostegno materiale, appunto, non alla singola realtà o al singolo spazio, ma alla rete di attivatori sociali territoriali, in cui appunto si mettono in mano le risorse a chi, vivendo il territorio, ha anche le capacità di attivare le stesse risorse territoriali, con un lavoro che davvero è anche un consistente lato psicopedagogico, per per rilavorare su quell'identità interiorizzata degli abitanti di serie B delle periferie, e quindi veri e propri progetti che invece lavorano per un ribaltamento di questa identità. E sempre sul tema della rete, io credo, di nuovo torno a Napoli, perché non soltanto l'esperienza dei beni comuni è molto interessante, ma la rete dei beni comuni come dimensione che si è andata proprio a costituire istituzione dal basso, io credo, e che ha rigenerato, ripensato la relazione con le istituzioni. Che è vero che c'è, come dire, è un tema, richiede un tempo quello di testare l'interlocutore. È interessante, io credo, la soluzione che hanno trovato a Napoli in questo senso, ovvero l'aver istituito un osservatorio dei beni comuni, che di fatto è un osservatorio anche sulla stessa relazione, che per me è una relazione tra istituzioni, l'amministrazione e la rete dei beni comuni. Esperienza che ha dato un sincero, come dire, una sincera spinta propulsiva anche un'altra realtà romana a me molto cara, che è la Casa delle Donne Luce e Siesta di Roma, uno dei centri antiviolenza, appunto, riconosciuti dopo 12 anni di occupazione come bene comune, in cui l'esperienza, diciamo, della democrazia diretta e partecipata delle donne, l'esperienza diventa esperienza appunto incarnata in prima persona della propria capacità di agire, della propria capacità trasformativa in questo mondo, e che diventa proprio principio alla base dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Ecco. Grazie per aver ricordato sia la Casa delle Donne che l'esperienza di Mimmo Lucano a Riace. Sono cose di cui è sempre importante parlare. Siamo alla fine di questa serata. Io ho tirato fuori quattro parole chiave che mi sembrano quelle decisive che ci portiamo a casa ovunque andremo, che sono tempo, perché il tempo di fare le cose, il tempo che abbiamo, il tempo che dobbiamo impiegare, il tempo che va migliorato nel fare le cose, la cura, che mi sembra che è un concetto che tiene insieme tutto, l'innovazione non solo da far subire i soggetti a qualunque soggetto, ma anche di cui rendere i soggetti partecipi e attori, e l'apprendimento. Mi è piaciuto molto l'idea dell'apprendimento che ha portato Oshman, dell'apprendimento che diventa quasi una memoria muscolare nel fare le cose delle città, e che quindi in qualche modo si può allargare, si può tramandare, si può espandere. E l'obiettivo finale, quello che probabilmente è ciò che può curare e guarire le fratture, è la creazione di cittadinanza, che avviene attraverso le leggi innanzitutto, attraverso le pratiche, attraverso le iniziative, l'innovazione e tutto quello che abbiamo detto. E direi che ci fermiamo qui stasera. Grazie per chi è stato sul palco, per chi è stato collegato, per chi era in platea. E Broken Cities prosegue domani.
E si chiude domani con innanzitutto una serata come questa, ma dedicata al digitale, quindi alle sfide del digitale, città algoritmo, l'assalto alle relazioni, come risocializzare le città. 18:30, sempre qui in Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli. Poi c'è la lezione finale di